Ogni qualvolta che Nintendo annuncia un direct, le ore che seguono sono sempre costellate di post su post su post nei social che parlano di possibili e improbabili giochi che verranno presentati. Quindi si crea una certa sorta di hype, poi arriva il direct e stavolta il direct ha superato di gran lunga le aspettative di tutti. Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo video. Oggi video che parla del Nintendo Direct di ieri. È stato un Direct fenomenale, come non se ne vedevano da un po' di tempo. Ci sono stati titoli che non mi aspettavo assolutamente, di cui non si è neanche discusso nella community mondiale Nintendo, e altri titoli che invece ci aspettavamo da ormai molti anni. Sapete benissimo di cosa sto parlando se avete seguito l'E3 del 2017, dove Nintendo ha stravinto alla grande, e anche quest'anno con il Direct di giugno, Direct estivo che tutte le case produttrici fanno, Nintendo anche stavolta. Insomma, si è data un bel po' da fare, ha buttato la ciccia grossa e beh, vediamolo insieme. Il primo titolo presentato è Mario e Luigi Fraternauti alla carica. Ci butti così una bomba del genere dopo 9 anni che mancavano, poverini Alpha Dream che hanno chiuso, hanno dovuto chiudere. Per mancanza di incassi, Nintendo si fa carico dell'eredità di Alpha Dream di Mario e Luigi. E il nuovo titolo ovviamente include nuove meccaniche, nuovi mondi da scoprire, nuovi nemici, nuovi superpoteri, insomma, era il classico stile che trovi in Mario e Luigi RPG. Arriva anche Nintendo NES World Championship, fa un po' il verso al vecchio Nintendo NES World Championship, cartucce che sono vendute a cifre esageratissime. Nintendo ha detto: vabbè, sapete che ce le mettiamo noi in commercio a un prezzo accessibile, le svecchiamo un po' le meccaniche, aggiungiamo questo, aggiungiamo quell'altro, e le hanno rese da competizione vera e propria. E queste sono da giocare online prettamente, perché altrimenti che gusto c'è a giocare contro te stesso, contro il tempo? Non siamo più nel 1999. Abbiamo poi titoli come Fairy Tail, un nuovo RPG di Fairy Tail che potrebbe piacere agli appassionati della saga. A me personalmente non è mai interessato molto Fairy Tail, l'ho seguito un po' così in maniera discontinua. E tra l'altro è il 2, quindi già sapete a cosa andate incontro se conoscete il primo. Fantasia New Dimension è un gioco molto interessante dai creatori di Final Fantasy e del compositore di Final Fantasy, quindi è robina interessante. Comunque è RPG a turni, cosa che mi piace moltissimo. Nell'RPG si esplora, si combatte, è molto carino, vi consiglio di dargli uno sguardo perché secondo me merita. Poi abbiamo Mio Memories in Orbit. All'inizio mi ricordava molto lo stile di Limbo e di Inside, ma poi ho visto che ci sono anche delle specie di combattimenti in tempo reale, quindi immagino che sia un side scroller 2D, ma con elementi anche rogue, potrebbe essere. Non è che si sia spiegato proprio bene, poteva anche semplicemente star scappando oppure parare i colpi del nemico, quindi potrei aver capito male, ma ragazzi, secondo me è molto molto interessante. Poi c'è anche un aggiornamento per Disney's Illusion Island. Abbiamo il gioco di Hello Kitty che può piacere ai più piccini, però vabbè, è carino, colorato. Abbiamo anche un aggiornamento per Among Us che l'hanno leakato i produttori di Among Us per sbaglio, quindi preannunciando il direct che ci sarebbe stato appunto il 18 giugno. Si sono sbagliati, ma va bene. Ci sono due nuovi ruoli: il tracker, il noisemaker e il fantasma, che sono dei ruoli, due ruoli per gli astronauti, e il phantom, il fantasma, è l'impostore, un nuovo impostore, insomma. Hanno delle caratteristiche particolari che possono adottare solo loro per rendere il gioco un pochino più competitivo. Se vi piace Among Us, che è un gioco, insomma, che si lascia giochicchiare di tanto in quando, ci sta. Un nuovo gioco per i Looney Tunes, Wacky World of Sports. Praticamente tutte quante le star più amate dei Looney Tunes che giocano a svariati generi, con anche delle trappole nei vari livelli da evitare e portare quindi la squadra alla vittoria. Insomma, penso ci siano, se non tutti, la stragrande maggioranza dei personaggi che conosciamo degli Unitunes. Passiamo invece a un gioco che mi ha colpito positivamente, Farmagia. Ora, non è che mi abbia colpito positivamente perché chissà quale gameplay innovativo mette, però puoi avere la possibilità di crescere i tuoi mostri nella fattoria. Cioè, tu pianti il seme del mostro, cresce la pianta, lo annaffi, cresce, cresce fino a che non diventa un mostro. Ed è una cosa che non avevo
sinceramente mai visto prima. Non le cose che crescono dalle piante, dal terreno, ma i mostri che crescono dalle piante, ecco, specifichiamo perché non si sa mai. Viviamo in una società contenziosa. E secondo me è un concept interessante, tra l'altro il game designer è Hiro Mashima, il creatore di Fairy Tail. Insomma, a sto giro Hiro Mashima si è fatto cappotto, ha detto Fairy Tail 2, gioco con il mio nuovo design, perfetto. Secondo me uno sguardo più approfondito a Farmagia sarebbe da dare. Se lo merita, secondo me. Poi ovviamente con i mostri che coltivi ci vai anche a combattere, ci mancherebbe. E con una piccola sorpresa, perché un po' me lo sentivo che sarebbe arrivato prima o poi, ma non pensavo quest'anno, pensavo l'anno scorso, se non anche prima, Donkey Kong Country Returns HD. Insomma, se l'avete giocato lo conoscete, gioco devastante, ben venga. E come non citare Dragon Quest 3 HD 2D. E poi anche l'1 e il 2 HD 2D. Quindi tre Dragon Quest in HD 2D, ci sono delle ambientazioni pazzesche e favolose che fanno proprio venire l'acquolina agli occhi. Tra l'altro c'è anche un piccolo spezzone col produttore di Dragon Quest che dice giocatelo prima il 3, poi l'1 e il 2 perché capirete meglio la storia, quindi giochiamoli in questa maniera. Sono molto curioso di giocare Dragon Quest in HD 2D. Abbiamo poi Funko Fusion, il gioco di Funko Pop. Okay. Forse hanno messo a frutto delle licenze dei pupazzetti che hanno venduto di meno, perché no? Luigi's Mansion 2 HD, senza grande sorpresa, già si sapeva, l'hanno solo reiterato per dire ragazzi esce, punto. The New Dempa Man è un gioco che non ho mai visto, mai conosciuto. Forse, e dico forse qui alzo le mani, forse era solo per il pubblico giapponese fino a poco tempo fa e hanno deciso di portarlo anche da noi per fare una prova? Sinceramente non mi dice nulla. Metal Slug Attack Reloaded. È un titolo Metal Slug, cos'altro vuoi? C'è anche Darkest Dungeon 2, non sapevo neanche ci fosse il primo. È un genere di quelli che non mi fa impazzire, però capisco l'appeal. L'appeal lo capisco davvero, è fascinoso, è bello da vedere visivamente, però non è proprio il mio genere, quindi evito di dire sì o no, per me è ni, perché è bello ma non mi piace il genere. Hanno aggiunto nuovi giochi a pacchetto aggiuntivo per Nintendo Switch Online, Zelda Four Swords e A Link to the Past, il miglior gioco di Zelda in assoluto. No cap. Hanno messo anche Metroid Zero Mission, che è praticamente il remake del primo titolo dove compare Samus, quindi più di questo non so cosa vogliate. E per il Nintendo 64, Turok Dinosaur Hunter. E come se non bastasse, aprite bene le orecchie, Perfect Dark. Pietra miliare di uno dei migliori videogiochi per Nintendo 64. Uno dei migliori sparatutto mai creati. Grazie Nintendo, era ora. Phantom Brave The Lost Hero, non ho idea di cosa sia, ma sembra un RPG a turni, quindi potrebbe essere carino. E udite udite, torna in azione Capcom vs Marvel. Boh. E ora una cosa che qualcuno si aspettava di vedere, perché se vi ricordate, Aonuma disse ai tempi di Tears of the Kingdom, ma chissà il prossimo gioco con chi lo facciamo, con Zelda? Sì, ha messo Zelda come eroina. The Legend of Zelda, Echoes of Wisdom. La protagonista sarà Zelda. Ha delle abilità interessanti, è un RPG stile Link's Awakening, quindi insomma stile carino, funzionale, che funziona. Poteri interessanti quelli di Zelda, storia non è che ci abbiano detto molto, solo Link è scomparso, il male ha preso il sopravvento sulla Terra e vai a salvare il mondo. Classica storia di Zelda, insomma. Sarà interessante però perché Zelda ha la triforza della saggezza, mentre Link ha la triforza del coraggio e Ganon quella del potere. Secondo me vedere un'avventura da un punto di vista diverso da quello del coraggio e usare la saggezza è interessante. Come se non bastasse, hanno annunciato anche un Nintendo Switch Lite a tema, figuriamoci. Torna anche Just Dance. Boh, vende, si vede. Un nuovo gioco Lego con Horizon, Lego Horizon Adventures. Arriva Stray su Nintendo Switch, alla buona ora. Un gioco degli Hobbit, ok. E ora standing ovation per Miles Edgeworth Investigations. Finalmente battiamo le mani a Nintendo perché ce l'ha fatta a portare due dei titoli più eclatanti e controversi e meno apprezzati per Ace Attorney.
Sì, che poi è Capcom che deve portarli, ma non Nintendo, perché poi li fanno uscire anche sulle altre piattaforme. Ma insomma, per farci capire che ci sono questi due titoli e sono i meno apprezzati dal pubblico, anche se il secondo ha avuto un grande successo anche grazie alla patch inglese fatta dai fan, che sembra essere una delle migliori patch mai create nella storia dell'universo. Vediamo che cosa ci ha combinato Capcom a sto giro. Sono molto curioso. C'è un titolo strano, The 100 Lines of the Last Defense Academy, che è una roba un po' strana, un tattico a turni. Romance in Saga 2, The Revenge of the Seven. Non avevo mai sentito parlare di Romance in Saga, devo essere sincero. In genere io gli RPG di questo stampo me li accollo tutti, questo non lo conoscevo proprio. Ma passiamo all'ultimo titolo, quello che ha fatto sicuramente più scalpore, perché dopo ben 7 anni di silenzio stampa, Nintendo finalmente ci propone il primo gameplay, più o meno, di Metroid Prime 4. Metroid Prime 4, Beyond. Era ora. Finalmente ci presentano la nuova avventura di Samus Aran. Oh, ragazzi, era ora che giungesse qualcosa di nuovo. Insomma, il gioco c'è, uscirà nel 2025 e, se posso permettermi un piccolo parere personale, Nintendo vuole fare la paraculata. Nel senso che lo annunciamo per Nintendo Switch, o meglio, lo annunciamo in questo Direct, però poi lo rilasciamo per la console nuova. Potrebbero farlo benissimo, chi glielo vieta? Il senso morale? Beh, Nintendo of Japan forse ha senso morale, ma non Nintendo of America. Ma comunque, è Nintendo of Japan che prende le decisioni su quando escono i giochi, però secondo me lo fanno uscire direttamente per la console nuova. Così, diciamo, quelli che aspettavano Metroid Prime 4 si vedono un po' presi in giro, però accorreranno a comprare la console nuova per avere appunto il nuovo gioco che attendono da così tanto tempo. Personalmente non lo attendevo molto, però è bello vedere che c'è. Esiste, è ancora in sviluppo, è stato sviluppato, c'è un po' di gameplay, c'è un po' di profumo di area spaziale e aspettiamo che ci diano maggiori informazioni ad anno nuovo, molto probabilmente, neanche a fine anno. Nintendo potrebbe anche non dire più nulla fino a fine anno e riproporsi a marzo direttamente del 2025 e dire ragazzi, abbiamo la console nuova, presentazione, eccola qua, data di uscita, prezzo specifico e tutto. E vediamo quello che succede, anche se secondo me novembre, dicembre, un piccolo direct di 20 minuti per annunciare tutte quante le ultime uscite, lo fanno sicuramente. E poi a marzo, ragazzi, bomba di quello che annunceranno, proprio non vedo l'ora. Comunque, non resta che attendere ulteriori sviluppi, vediamo quello che succede, quello che non succede. È bello possedere un Nintendo Switch e godere di tutti quanti questi nuovi titoli in uscita. Che poi li compri o non li compri, però almeno sai che sono lì. Quando hai voglia, li spulci un pochettino e vediamo come va. Ragazzi, io come sempre vi ringrazio per aver seguito il video. In descrizione trovate tutti quanti i link utili per seguirmi dove vi pare, se vi va. E ci vediamo al prossimo video. Ciao!